Pronti con un nuovo video di approfondimento sul mondo della WWE. Questa volta non sono più solo, non ce la facevo più essere solo, stavo piangendo. Fortuna Fabrizio mi ha sentito e qui è con me. Ciao Fabri. Sì, stavo tanto bene a guardare i cantieri, ma al pianto di un amico non ho resistito, quindi ho dovuto piangere. Lacrime amarissime, lacrime amarissime. Oggi, in virtù del prossimo pay-per-view della WWE che ci sarà a 2 novembre, se non sbaglio, in Arabia, mi faceva piacere un attimo parlare dell'evoluzione del discorso che si è avuto in Arabia. Fondamentalmente, i pay-per-view in Arabia sono fatti dal 2018, se non sbaglio, 2017-2018, una roba di questo genere, fanno parte di un processo di greenwashing da parte del discorso saudita, come lo è stato per il Mondiale di Calcio, come lo sarà per altre situazioni. I paesi arabi hanno anche ospitato e ospiteranno le prossime edizioni della COP 25. La COP 25, per chi non lo sa, è semplicemente l'organizzazione dove si parla di clima, rinnovo ecologico, eccetera, eccetera, eccetera. Sotto questo aspetto è tutto un controsenso, di fatto sembra tanto facciata. Io ho sempre, diciamo, un pensiero pessimo per quanto riguarda quel discorso lì. Cerchiamo un attimo di rimanere nei binari del wrestling, però. Allora, fondamentalmente agli inizi si parlava di pay-per-view, ok, fatti in Arabia, giustamente un contratto, se non sbaglio, decennale, Fabri, se tu ti ricordi un attimo, mi sembra, no? Quindi diciamo, ci Cosa? abbiamo ancora, che l'accordo tra WWE e l'Arabia era tipo decennale, se non sbaglio, giusto? Sì, assolutamente. Quindi, essendo cominciato il 2018, siamo poco sopra la metà, dobbiamo ancora farci 4 anni. Quello che però fondamentalmente io ho visto è stato questo, cioè quando all'inizio invece dovevano esportare, okay, il nome piuttosto che la situazione, piuttosto che effettivamente la zozzeria, perché il primo show è stato quello lì della Battle Royale a 50, della Royal Rumble, scusate, a 50 persone, la DX contro i Brother of Destruction. Goldberg campione contro The Fiend. The Fiend che aveva vinto prima contro Seth Rollins, non aveva sellato niente, che era la versione più brutta in assoluto, una roba che io potessi dire. Ricordiamoci che avevano chiesto Ultimate Warrior. Sì, capito? Quindi praticamente siamo partiti da questa situazione dove la WWE si prostrava fondamentalmente alle richieste degli arabi. Adesso come un simpatico o comunque una tassa da pagare fondamentalmente, ma negli ultimi periodi stanno cercando di metterci qualcosa di interessante. Quest'anno, per esempio, è stato, diciamo, il palcoscenico per le finali di Queen e King of the Ring, ok? A novembre ci sarà questa super cintura, ossia la Super Crown Jewel Belt, come cazzo si chiama, dove i campioni di Raw e SmackDown si daranno battaglia per vincerla. Secondo me, questa è comunque una cosa migliore. Sicuramente è migliore rispetto all'inizio, però diciamo anche nella, diciamo, strada, nella schedule delle storyline, un break per poi logicamente riprendere a Survivor Series War Games non è una così malsana idea. Si spezza un attimo, si dà qualcosa, sicuramente speriamo ci saranno bei match, questo lo speriamo un po' tutti sempre, no? Però, diciamo, no, però almeno c'è qualcosa di simpatico. Gli arabi sono contenti perché gli hanno dato qualcosa che sembra di più. In realtà è una robetta che non conta un cazzo, e alla fine ci hanno vinto un po' tutti. Fabri, pay-per-view in Arabia, tutto quello che pensi, vai a ruota libera. Allora, perlomeno rispetto alle primissime edizioni, che era soltanto un house show, un grandissimo house show, più che altro un house show pagato tanto,
perlomeno negli ultimi 2 anni, forse 3, alla parvenza di pay per view, e si vede che effettivamente lo rendono come tale. Ora, abbiamo scoperto con Triple H, come hai detto te, del discorso del Super Crown Jewel, che è chiaramente anche questo un contentino per loro, però perlomeno gli fai vedere che c'è, tra virgolette, il super campione. Voglio vedere poi come fanno a finire gli incontri, perché comunque dare, far vincere, ad esempio, Gunther, Cody Rhodes, buona fortuna, chi scegliere chi vince, se non c'è, voglio vedere come se la giocano quella. In questo momento sì, nessuno dei due può perdere, quindi bisogna vedere come se lo giocano. Però è abbastanza circoscritto lì. Ripeto, gli ultimi anni c'era perlomeno, ti dava l'impressione di essere un pay per view, e va bene. Quest'anno, col fatto di aver messo queste due cinture, quindi sappiamo già che due match sono già quelli, il maschile e il femminile, non è che mi abbia convinto molto questa scelta. Ripeto, arrivata chiaramente come contentino, anche perché in Arabia puntano a WrestleMania, quindi figuriamoci. Assolutamente. Credo semplicemente che è più un contentino piuttosto che in realtà una roba vera. E quindi, però, sì, nel momento sarà una cintura. Sarà una cintura che si portano dietro solamente quando sono in Arabia. Ma cosa? Sì, certo. Certo, comunque insomma la mettono lì nell'albo d'oro, arrivederci, grazie. Credo poi però, che essendo una cosa che devi rispettare, perché il contratto essendo decennale tocca rispettarlo, anche perché i soldi sono tanti e schifo non fanno. Ma andranno avanti, però, oltre i 10 anni, sicuro. Sì, una poi dopo volta. Certo, con possibile rinnovo, si punta addirittura a prendere uno dei Big Four, hanno detto. Quindi anche perché la rabbia Anche perché l'Arabia Saudita sta cercando in questi anni di organizzare, al di là del discorso calcio, un sacco di cose per avere sempre più, tra virgolette, gli occhi del mondo addosso. E non mi stupirei, non dico già quest'anno, ma nei prossimi anni, se ci facessero vedere le donne che lottano vestite come si vestono negli Stati Uniti. Non mi stupirebbe nemmeno quello. Sì, ci può essere anche questa di cosa. La vedo un po' più difficile, però ci potrebbe essere. Sì, perché lì c'è un discorso anche religioso, però sì, magari se riescono a mettere circoscritto in quel momento lì, e sappiamo che volendo chi paga lo può fare, poche balle, quindi non mi stupirei. assolutamente. Io credo anche che può essere anche un moto per magari far cambiare qualcosa, ci credo pochissimo, ma è più una speranza. Essendo comunque questi accordi da rispettare, una tassa da pagare, una ora da pagare per noi, mentre loro vengono pagati, Esatto. almeno secondo me è un buon modo per fare un break, ok? Esportare qualcosa, un po' di ambasciatori, non tanto discorso anche per i lottatori stessi, magari avere un ritmo meno serrato, non tanto sotto l'aspetto del viaggio lotta, più che altro quanto sotto l'aspetto della concentrazione per quanto riguarda storyline, eccetera. Si fa una cosa un po' più rilassata, è come quando tu al lavoro fai una cosa un po' più semplice piuttosto che qualcosa di più complicato. E credo che più o meno sia questa la cosa. Gli danno qualcosa che non è la baracconata che gli davano all'inizio, beh, è qualcosa che fondamentalmente è off wrestling, diciamo off storyline, però magari intrattiene, no? Noi spezziamo un attimo comunque le storyline vera, l'abbiamo viste quali sono e capitoleranno, diciamo, più che altro su Power Series. Può essere, diciamo, un buon intrattenimento. Fabri, ti ringrazio per avermi fatto compagnia. Io Grazie a te, Leo, per l'invito. vi invito a mettere like al video se vi è piaciuto. Ditemi voi cosa ne pensate dei pay per view in Arabia, tutto quello che volete. Signori, noi ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo, buonanotte.